Ta-da! Bene, 15 dettagli che ti fanno capire se è l'uomo giusto per te. Allora, partiamo dalla prima qualità. Queste sono tutte qualità di uomini, comunque, che teoricamente dovrebbero farti star bene all'interno della relazione. La prima qualità è il rispetto generico. Allora, rispetto si tratta di un apprezzamento in generale che fai nei confronti dell'altra persona, quindi rispetto generico nei confronti di quello che fa, e dei valori, rispetto dei valori tuoi, quindi dei valori della tua persona. In questo caso parliamo del rispetto che appunto va verso la tua famiglia, verso le cose in cui credi, quindi un uomo che ti rispetta è una condizione necessaria, ok? Non devi darlo per scontato. Poi una persona che ti aiuta, quindi un uomo che ti supporta in vari ambiti, un uomo che può essere di supporto per varie condizioni e che sta lì ed è pronto e dice sì, io ti supporto, voglio essere produttivo nei tuoi confronti. Poi c'è un uomo che ovviamente deve essere interessato alla tua felicità, quindi che riesce ad astrarre da quello che è l'egoismo primario di un essere umano per la sopravvivenza e che riesce appunto ad astrarre nei tuoi confronti in modo tale che mira alla tua felicità incondizionata, cioè non vuole che tu sia felice per ottenere qualcosa in cambio, ma vuole semplicemente che tu sia felice per te, ok? Poi chiaramente stiamo parlando, questo è il quarto dettaglio, di un uomo che è attento ai dettagli. Quindi questi dettagli possono essere il semplice volerti aiutare in qualcosa di stupido, come, non so, riuscire a darti, ad aiutarti mentre ti alzi dal letto, che sembra una cazzata, o a portarti il caffè la mattina, a volte potrebbe avere questi dettagli. E poi, diciamo, questo vabbè, è irrisorio. Il quinto dettaglio è un uomo che riesce a trasmettere un certo tipo di allegria, un certo tipo di sensazione positiva nei tuoi confronti, e quando parlate, quando state insieme, comunque tende a essere propositivo, ok? Inoltre, ci riferiamo anche a un uomo che sia sincero, ok? Questo è un sesto punto, che non venga poi a nascondere le cose in modo tale che tu poi le debba scoprire per conto tuo o che finisce per darti una situazione di dispiacere perché scopri cose nuove, scopri cose che magari non ti aveva mai detto, ma quindi un uomo che è aperto, come se fosse un libro. Poi il settimo punto è un uomo che si interessa a te però in modo sincero, quindi ti chiede e cerca di imparare e di apprendere in merito a quello che fai. Io per esempio sto con una ragazza che studia tutt'altro in merito a quello di cui mi interesso io e cerco di comprendere in merito a quello, cerco di capire che cosa studia, come funziona, cose nuove, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso io apprendo da lei. Okay, quindi apprendo cose nuove. Poi chiaramente l'ottavo dettaglio che ho segnato è quello di un uomo che cerca di aiutarti quando sa che hai dei problemi. Quindi quando sa che tu sei in una situazione di difficoltà, vuole investire nella tua persona e vuole cercare di tirarti su. Quindi cerca di aiutarti, però in modo ovviamente concreto, quindi ben definito. E poi chiaramente un uomo che si fida di te in modo cieco, quindi una persona, questo è il nono dettaglio, io per esempio questo lo rispecchio, lo condivido molto, è un uomo che non è geloso, quindi che si fida di te, che non è una situazione di possessività estrema, ma che prova fiducia nei tuoi confronti, prova fiducia nei tuoi confronti. Quindi si fida, non è geloso, vuole che tu stia bene. E poi, decima caratteristica, è un uomo che ti fa sentire donna, quindi un uomo che riesce a farti sentire femminile attraente e ti fa dei complimenti anche dopo tanto tempo. Quindi non è che subito lo capisci, però dopo tanti mesi, dopo un anno, 2 anni, anche più,
Scopre un uomo fresco, ancora pronto comunque a farti i complimenti e a complimentarsi con te e con la tua persona. E undicesimo punto è l'autoironia, quindi la non permalosità, quindi non essere offeso da battute o cose varie, quindi anche l'autoironia. E dodicesimo punto, e si riallaccia anche a punti precedenti, è quella capacità di essere generoso non soltanto economicamente, ma nei comportamenti. Ok? E tra l'altro è la pazienza, il tredicesimo punto, che riporta a situazioni di non rabbia, quindi piuttosto che incazzarsi e sbroccare nei tuoi confronti, lui si presenta come persona paziente che cerca di capire cos'è che non va, cos'è che va e come poter risolvere questa cosa. Quattordicesimo punto è l'essere ottimisti, cioè un uomo ottimista vede nel lungo termine la vita in modo positiva, quindi qui si tratta di avere delle visioni positive e di non andare a tralasciare quello che succede in negativo, ma lo risolve con fare positivo, con modo positivo. Inoltre rispetta gli impegni che prende, quindi dice quello che pensa, ok, e fa quello che dice. Quindi tiene la parola, rispetta quelli che sono i suoi impegni, quindi quello che è il suo obiettivo e che ti dice di essere il suo obiettivo. Ecco, tutte queste sono delle caratteristiche che più trovi in un uomo, più è probabile comunque che più è probabile che lui sia l'uomo giusto, più è probabile che lui sia l'uomo adatto a te.